discussione. E voglio fare una puntualizzazione. Naturalmente i ricorsi al TAR non solo sono importantissimi, ma sono fondamentali, perché qui bisogna fare una fotografia della situazione. Siamo di fronte agli atti di acquisizione gratuita che, come ormai voi ben sapete, sono l'ultimo anello di una procedura sanzionatoria e sono di difficile impugnabilità, anche se impugnabili sono molto complicati da un punto di vista giuridico da impugnare, per cui se non vogliamo trovarci di fronte a quello che si può definire un giudicato amministrativo che poi preclude la possibilità di usufruire di un'eventuale soluzione politica, il ricorso al TAR è assolutamente indispensabile. Quindi non siamo di fronte a palliativi, ma siamo di fronte a un atto fondamentale per salvaguardare i vostri interessi. Detto questo, naturalmente poi l'altro binario, quello fondamentale, e qui condivido tutti gli interventi precedenti, è quello della soluzione politica, perché chiaramente senza un intervento del legislatore regionale e nazionale la soluzione al nostro problema non può essere raggiunta. Quindi ben vengano tutte le soluzioni adottate dagli amministratori, sia quella del comune promossa dal sindaco del comune di Roccapriora, ma anche dalle opposizioni, che però spingano ad arrivare ad una soluzione condivisa di modifica della normativa regionale e nazionale, perché si possa eliminare il famoso doppio vincolo che costituisce ad oggi l'ostacolo principale alla risoluzione dei nostri problemi. Vorrei fare una puntualizzazione finale. Ho sentito prima gli amministratori, io capisco la loro difficoltà, loro hanno il fiato sul collo della procura, hanno la minaccia in qualche modo di incorrere nel reato di omissione d'atti d'ufficio, hanno la responsabilità contabile di fronte alla Corte dei Conti, però ci sono dei momenti storici in cui gli amministratori devono rendere conto della loro azione solo ed esclusivamente nell'interesse del popolo, e questo è il momento in cui bisogna fare gli atti di coraggio anche a scapito della propria vita e della propria sicurezza personale. Ecco, io penso che siamo di fronte a un punto di svolta fondamentale, questo dovete far capire ai vostri amministratori, è il momento essenziale in cui loro si devono spendere per arrivare ad una soluzione politica anche a prezzo di costi personali e di eventuali sacrifici.